Ragazzi, ben ritornati e come potete capire dal titolo e da come vi avevo detto nell'unboxing di Battlefield 3, farò un altro unboxing inedito, incredibile, ovvero quello là di Uncharted 3. Uncharted 3, oggi ho detto una cosa a sgorbi proprio, bellissimo. Quello che io come un cretino ho sostituito con Dragon Ball, ma chi se ne frega, chi se ne fotte, chi se ne frega, chi se ne fotte, io avevo Dragon Ball. Adesso invece è arrivato Uncharted 3. Finalmente scopriremo la verità su Uncharted 3. Aia, aia, maledetta. Maledetta plastichina, che Dio ti benedica perché mi serve a custodia senza rigarla. Ed ecco qui il nostro gioco bellissimo, fantastico, mitico. Non so perché c'è questa luce, forse è per la tenda. Aspettate un attimo. Sì, ma vedete meglio. Vedete meglio, vedete. Ecco, allora. Ecco, infatti, sì. Allora, stavo dicendo, questo è Uncharted 3, qua vediamo Drake, e credo che questo sia l'ultimo capitolo della saga, ma io spero di no, perché comunque Drake può continuare le sue scoperte. Perché il primo era Eldorado. Il secondo era Shambhala, Shangri-La, e il terzo è Atlantide, la scoperta dell'Atlantide, quindi male che vada può sempre continuare con altre scoperte, che cavolo ne so, altre scoperte insomma. Scopri la verità, ta 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 ta. Allora andiamo a vedere subito. È un gioco della Naughty Dog, e ha la funzionalità 3D, è commercializzato dalla Sony, infatti è solo su PlayStation 3, quindi su Xbox o PC non lo trovate. E anche se mi dispiace che su PC e su Xbox ci sia Gears of War 3. Allora, andiamo ad aprirlo e troviamo. Vabbè, il disco di gioco lo lascio sempre come ultimo. Incredibile il manuale di istruzioni, che almeno su Uncharted 3 è una cosa decente. Infatti sembra quasi libricino. Oh mio Dio, come accedere la funzionalità online? Un altro codice, passo online. Infatti c'è anche il codice, ma tanto lo scarico prima. Allora, dicevamo. Allora, bianco e nero purtroppo, ma si sono almeno sforzati di mettere una pagina a colori. Infatti, poche pagine. Aspetta, una, due, allora, due, quattro, sei, otto pagine. Un cazzo, non serve a niente. E poi qua dietro, qua troviamo il disco di gioco. Bello, no? Bellissimo. Bellissimo, bellissimo. E poi di dietro, aiuto, aiuto. Non mi spaccare il gioco, non mi spaccare il gioco. E poi dietro qua troviamo Drake. Bello, bello. Una bella custodia, un bel gioco sicuramente. Perché dicono che sia il gioco action adventure dell'anno, quello che è il più bello, insomma, infatti ne sono sicuro. Anche se forse credo che preferirò Assassin's Creed Revelation, però non lo so. Prima lo gioco, adesso vi parlerò nel particolare. Beh, ragazzi, adesso continuiamo il nostro unboxing di Uncharted 3, anche se voglio dire, non c'è molto da dire, ma quello che vi dico è quello che ho fatto in questi giorni, perché come in Battlefield 3 lo sto caricando dopo e quindi ho già giocato alla storia, multiplayer e cooperativa. Ah, e mi ero dimenticato di dire che a Battlefield non vi ho parlato della cooperativa perché ancora non l'ho fatta, perché non lo so manco io perché. Comunque, allora, andiamo a parlare di Uncharted 3. Allora, la storia di Uncharted 3 parla sempre di Drake. Si crede che sia l'ultimo capitolo, cioè in cui vedremo come protagonista Nathan Drake, e parla praticamente che lui va alla ricerca di Ubar, o Atlantide del deserto, come la volete chiamare, che è posta al centro del Rub' al Khali, che è il deserto forse africano o asiatico, non mi ricordo. Comunque, allora da qui nasce la storia che poi, come sempre, gli va dietro un altro bastardo che è il capo di un'altra associazione che cerca lo stesso che dice lui e così via. Naturalmente la storia cambia sempre, però più o meno il senso è quello. Allora, cosa possiamo dire? È un gioco, io lo ritengo il gioco perfetto.
Tra tutti quelli che ho giocato, questo a mio parere è il gioco perfetto. Cioè, non perfetto, quasi perfetto. Cioè, c'è sempre. Non esiste il gioco perfetto, ma questo gli si avvicina molto. È il migliore gioco che io abbia mai giocato. Grafica stupenda, non c'è errore di grafica da quasi nessuna parte. Cioè, sembra che anche lo sfondo, comunque i dettagli minimi, siano stati fatti egregiamente. È davvero bene, cioè. Perfetto, è perfetto. Il sonoro, bene, anche se ha qualche falla a volte. Il gameplay lo conosciamo tutti, ma è anche un po' variato. Infatti, a livello di gameplay si nota solo che si possono rilanciare le bombe nemiche e così via. E poi la storia, come sempre, è emozionante, bella e originale, che riguarda comunque adesso ormai è diventato un personaggio storico. E niente ragazzi, il multiplayer è sempre più bello, tant'è che è stato migliorato, sono stati aggiunti dei vantaggi, tutti dei vantaggi che la squadra in vantaggio ha un vantaggio sulla squadra avversaria, cioè la squadra che sta perdendo avrà un vantaggio sulla squadra avversaria, tipo vedere nemici, provocare danni doppi, uccidere il VIP dell'altra squadra per accumulare più punti, cose così. Insomma, ragazzi, per me è un gioco perfetto. Cioè, per me è quello che io definisco il gioco perfetto. Credo che farà anche una top 10 del 2011 e metterò un paio dei miei giochi. O vi farò anche un consiglio d'acquisti. Ma comunque, i consigli d'acquisti che farò li metterò anche nella top 10 o top 5, come cazzo la vogliamo chiamare noi. Perché, voglio dire, non è che ho tantissimi giochi, però nel 2011 devo dire che ne ho acquistati davvero un bel po', tra Killzone, Famous, L.A. Noire, Uncharted 3, Modern Warfare 3 che prenderò sicuramente domani, o comunque Battlefield, Assassin's Creed, tutti bellissimi. Quindi ragazzi, io volete un consiglio? Anche se non avete giocato gli altri capitoli della saga di Uncharted 3, questo prendetelo perché è una storia a parte. Cioè, sì, vedrete di nuovo Elena e le vecchie situazioni che aveva con Elena, con Chloe, con Sully, però voglio dire, rispetto, cioè, non è che è proprio attaccato, è tutta una cosa unita le storie di Uncharted, sono sempre diverse. Al massimo ritrovi sempre gli stessi personaggi con cui Nathan ha a che fare. E quindi magari ti trovi un po' spaesato quando parlano di certe cose che tu purtroppo non sai perché non hai giocato gli altri capitoli. Io ho giocato tutti e tre, quindi, cioè voglio dire, li conosco tutti i personaggi. Ah, un'altra cosa, quello che mi ha fatto veramente cagare è stata la Limited. Ce ne sono due. Io sono andato al GameStop e ho chiesto: scusate, ma la Limited di Uncharted 3 qual è? No, ce n'è solo una, quella da 80 euro. Allora, ci sono un po' rimasto in merda perché comunque avevo visto sul loro sito che c'era la Explorer Edition, che era una cassa tanta di cassa, dentro ben in Dio la statua, l'anello, la fibbia per la cintura, e il gioco e la Limited Edition normale, cioè la cosa della Limited Edition normale. Vabbè, io ho ordinato la Limited, solo che poi non l'ho voluta più prendere, e devo dire meno male. Meno male, perché devo dire che la custodia della Limited mi faceva altrimenti cagare. Era una sorta di diario, bello da sfogliare, assolutamente da guardare. E poi, come dire, questo era tutto diario, no? Quindi tutto diario, che lo sfogliavo, che lo facevi tutto cartocciato così, in quella plastica così, che faceva schifo. E poi qua, piccolino così, vedevi un pezzo dove tiravi fuori il gioco che era incastrato. Cioè il gioco era incastrato, cioè non c'era la custodia della PS3. Questa cosa non c'era, oppure quella di Uncharted 2 che era tutta in metallo, no, no, non esisteva, esisteva solo sto diario con dentro il gioco incastrato, senza, se non mi sbaglio, neanche il libretto delle istruzioni. No, cioè, non esisteva niente, no, non c'era questa bella immagine di dietro, cioè voglio dire, mi ha fatto alteramente cagare quando l'ho vista tra gli unboxing delle altre persone, comunque. Quando l'ho vista alla Media World, mi ha fatto veramente cagare. Quindi sono contento di aver preso questa edizione. Che normale, vabbè, che se ne fotte. Però intanto voglio dire, guardate, è una bella immagine. Voglio dire, scusatemi, preferivo il box di metallo. Peccato però per l'anello, la collanina dell'anello di Drake, perché era veramente bello, avevo voluto provare. Ah, un'altra cosa, questo gioco si può giocare in 3D, quindi pensate un po' voi, già è spettacolare giocarlo normale, poi se ve lo giocate in 3D, oh,
andate in estasi proprio, andate in estasi. Ah, un'ultima cosa, mi sono accorto che la maggior parte dei giochi che stanno facendo hanno tutti sto Cristo di un maledetto online pass. Allora, tutti i giochi della DICE o comunque della EA hanno l'online pass, si sapeva. E infatti Battlefield ha l'online pass, Medal of Honor ha l'online pass, Battlefield Bad Company 2 ha l'online pass, tutti. Poi ho visto, quando ho preso Assassin's Creed, ho visto online pass, Uplay pass, è la stessa cosa. Voi prendete, scaricate il codice e giocate online con la vostra PlayStation, non si collega all'account, ma alla PlayStation. Infatti io ho creato un altro account e posso giocare comunque. Se a voi vi si fotte la PlayStation o perdete i dati, vi dovete comprare un altro online pass. Uguale per Uncharted, uguale per gli altri giochi. Insomma ragazzi, tutti i giochi stanno iniziando ad avere sto Cristo di online pass. Perché vi chiedete voi? Semplice. Fottersi i soldi. Perché dicono, tu perdi il codice, vieni da noi e te lo compri. Ma non so se sta a 5 euro, 2 euro, 1 euro, ma non me ne fotte. È sempre un metodo per guadagnare soldi in più. Quindi, questo unboxing è finito ragazzi, io ve lo consiglio assolutamente, tutti dovrebbero avere questo gioco perché è un gioco bellissimo, perché comunque dicono tutti che è il miglior action adventure sul mercato, compratelo.